città di merda. Oh, non succede mai niente. Oh. Che faccio? Ti ordino un'inondazione? Un cataclisma? Vogliamo organizzare il festival della topa gigante? Dimmelo. Sto cercando di dire che se il meglio della vita deve essere andare a farsi l'aperitivo alle 6, con la macchina figa nel posto figo, oppure la domenica allo stadio, in alternativa alla passeggiata in centro, oppure ogni tanto al bar o al cinema, beh, ecco, diciamo che mi sono davvero rotti i coglioni. E invece ti sentiresti molto più felice a fare, che ne so, un inseguimento con la polizia? A buttarti giù da un palazzo in fiamme? Bruce Willis? Oh, sentirei più felice anch'io, Allora, penso. le opportunità sono due. O decidiamo che non c'è niente da fare e ce ne facciamo una ragione, amen. Oppure restiamo qua e continuiamo a lamentarci. Oppure, è forse il caso, cominciamo a fare qualcosa. E allora con gli oppure però siamo a tre e non sono più due come avevi detto. Va bene, Bart, allora io stavo cercando di fare un ragionamento. Però se vuoi giocare, giochiamo, dai. Andiamo a fare la 1125esima partitella della nostra vita, dai, andiamo a giocare. Dai, oh! Andiamo, vieni, qua. Pallina, e via. E 1-0. E 2-0. E vaffanculo. Bene. Bene. Benissimo. Benissimo, Bart, tutto a posto. Ah, ma perciò quando parlavi di cambiare intendevi cambiare canale? Chissà che avevo capito io. Eh? Ma tu ti rendi conto di quanto puoi essere irritante certe volte? E tu ti rendi conto che la tua irritabilità è solo il chiaro sintomo di un'omosessualità emergente? Vaffanculo, Bart. Ok, amico. E poi continuiamo a scherzare. Sei simpatico. Grazie. Prego. Però io ho dei cazzi un po' più seri per la testa, lo sai? Che c'hai tu, i cazzi seri? Ma falla finta, ma chi ci crede? Tu ci credi? Ma vaffanculo allora, oh! Lo so io che cazzo c'ho da pensare, va bene? Ma poi sono io il deficiente, cazzo, che ne parlo con l'uomo che vive la sua vita spalmato sul divano, cazzo, l'uomo accappatoio! Che problema c'hai con il mio accappatoio? Me l'hai regalato tu. Me Vabbè, allora mettitelo, dai, vattelo a mettere. lo metto, sì, sta bene con tutto. Va bene, Bart, allora scherziamo, dai. Scherziamo, scherziamo, scherziamo sempre, scherziamo sempre. Quanto cazzo è che non fai un discorso serio? Uff. Quanto cazzo è che non provi un'emozione? Quanto è che non ti innamori di una donna? Millenni. Quanti cazzi d'amici c'hai nella tua vita di merda, porca puttana! Bella la tua di vita. Sì, bella la mia. Lo sai perché? Lo sai perché? Perché io almeno ci provo. Sì, Sì, eh. credi che mi piace andare in giro vestito come un deficiente per andare a cercare lavoro? Secondo Sì, me sì. credi che sono felice di come stanno andando le cose? Secondo me sì. Secondo me no, però ci provo, porca Ma puttana. ci Non me ne provo. sto tutto il tempo nascosto in questa casa di merda, va bene? A fare il vigliacco, Bart, perché tu sei un vigliacco, lo sai cosa sei? Io sono il Un vigliacco. vigliacco. Io sono il Sì, sei un vigliacco. vigliacco. Sono io quello che fa i Sì. colloqui sapendo già che li vuole perdere? Ma che Eh? cazzo dici? Sono io che ho incontrato una donna straordinaria e le ha distrutto la vita perché mi sono cacato sotto dalla Ma paura a non dire affrontare le mie cazzate, guarda, va a responsabilità. cagare. Guarda come Va a scappi. Guarda cagare. come scappi. Non sto Dove a scappi? cagare. Vieni qua a Sono parlare qua. con me. Sono Vieni qua. qua a parlare con Sono me. qua. Se sono tutte stronzate, dimmi perché adesso non esci da quella porta. Eh? E la smetti di imitare la vita, la smetti di prenderti per il culo e cominci a fare le cose sul serio. E ti trovi uno schifo di lavoro. E vai in ginocchio da quella donna a chiedere perdono per il male che le hai fatto e per lo stronzo che sei stato con lei. E se la tua partita non è ancora finita, cerchi di riacciuffare un'occasione rarissima che ti è capitata di vivere una vita da persona normale. Me lo sai spiegare perché non lo fai? Me lo sai spiegare che cazzo? Eh? Bravo. Bravo non vuol dire un cazzo.